Una buona serata e benvenuti a un nuovo aggiornamento dell'informazione del TG6. In apertura il Covid, il dottor Grimaldi, responsabile del WOC Malattie Infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, ha fatto il punto sulla situazione pandemica e l'allentamento delle restrizioni. In caso di quarta dose, ha dichiarato l'infettivologo, scusate, bisognerà aggiornare i vaccini. Giuseppe Dintino. Il Covid continua a farsi strada tra la popolazione, in media in Abruzzo sono oltre 2.000 i contagi ogni giorno, i ricoveri però rimangono stabili, la circolazione del virus è ormai completamente riconducibile alla variante Omicron e alle sue sottovarianti. Da ieri intanto è terminato lo stato d'emergenza legato alla pandemia ed è stato avviato il percorso di graduale allentamento delle restrizioni. Il Covid però non si abolisce per decreto, è l'avvertimento dell'infettivologo Grimaldi. Il virus purtroppo non lo possiamo abolire per decreto, il virus continua a circolare, c'è. Ovviamente quello che ci fa piacere è che tutto sommato questo virus è meno impattante nei confronti, diciamo, rispetto, diciamo, alla gravità iniziale della malattia, ma colpisce ancora duramente soprattutto i pazienti fragili. Quello che ci aiuta e ci ha aiutato è il fatto che la popolazione è per la gran parte vaccinata, quindi dobbiamo continuare a non abbassare la guardia, a invitare la gente a fare le tre dosi, perché si è visto che con la dose booster la protezione è maggiore sia nei confronti dei ricoveri sia rispetto anche a forme più gravi di malattia, cioè chi fa la dose booster ha meno probabilità sia di finire in ospedale sia di finire nei reparti di semintensiva o di terapia intensiva. Quindi non bisogna abbassare la guardia. Chiaramente, come vede, io sono in ambiente chiuso, indosso la mascherina perché il virus è altamente contagioso. La quarta dose di vaccino non sarà per tutti, ma solo per gli anziani, ha dichiarato ieri il ministro Speranza, ma si deciderà la prossima settimana. Il punto però, secondo il dottor Grimaldi, non è tanto che si faccia o no, ma che i vaccini vengano aggiornati, adeguandoli alle molteplici mutazioni del virus avvenute nel corso di questi 2 anni di pandemia. Sulla quarta non mi esprimo tanto perché ancora non abbiamo dati scientifici, però mi augurerei che se proprio dobbiamo fare la quarta fosse fatta con un vaccino nuovo, cioè con un vaccino che, diciamo, potesse essere in grado, diciamo, di neutralizzare meglio anche la variante Omicron, perché non dimentichiamo che questi vaccini che si sono dimostrati efficacissimi nei confronti delle forme gravi di malattia, purtroppo sono stati, diciamo, ingegnerizzati rispetto alla forma iniziale del virus, cioè il virus di Wuhan. Adesso il virus ha fatto tante mutazioni, quindi è necessario quindi aggiornare i vaccini. Ed ora l'aggiornamento dei numeri della pandemia. Sono 2068 i nuovi positivi in Abruzzo, di cui 1451 emersi da test antigenico. Sono stati eseguiti 4615 tamponi molecolari e 10760 test antigenici. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, 296 ricoverati in area medica, più uno rispetto a ieri, 17 in terapia intensiva con un nuovo ingresso, 42020 si trovano in isolamento domiciliare con un aumento di 950 casi. 3 i decessi recenti. Il numero delle vittime sale così a 3.098. 1.112 sono i nuovi guariti, mentre 42.232 restano gli attualmente positivi. Del totale dei nuovi casi positivi, 392 sono residenti o domiciliati in provincia di L'Aquila, 604 in quella di Chieti, 413 in provincia di Pescara e 563 in quella di Teramo. 30 fanno riferimento a casi fuori regione e 65 sono in fase di accertamento. Continuiamo a parlare di sanità. Il lavoro dei nostri medici è tra i migliori in Europa, ma la retribuzione non è adeguata. A dirlo sono i rappresentanti dell'Associazione Medici Dirigenti. Ora però da Roma arriveranno i fondi per la retribuzione aggiuntiva. Vediamo. 12 milioni di euro per il 2021 e almeno 14 per il 2022 sono i fondi di cui beneficeranno dirigenti della sanità abruzzese, secondo quanto stanziato dal decreto Calabria del 2019 e dal decreto Calabria bis del 2020. L'Abruzzo, dopo il Veneto, sarà la seconda regione ad applicare la norma sulla retribuzione aggiuntiva. Queste leggi non fanno altro che, oltre che a portare un po' più di soldi, ma introducono una nuova mentalità nei riguardi delle amministrazioni e delle aziende sanitarie. E questo è il vero successo della legge. Siamo fra gli stipendi più bassi d'Europa, malgrado
gli output, intesi i risultati sul servizio sanitario nazionale, siano fra i migliori al mondo. Pensate che l'associazione Fondazione Bloomberg internazionale, che è quella che redige il rating dei migliori servizi sanitari in base ai risultati e alla spesa, ci mette al secondo posto. Spendiamo di meno degli altri, abbiamo dei risultati sulla salute migliori degli altri. Ora si dovrà procedere alla ripartizione della somma tra le quattro ASL abruzzesi. La situazione finanziaria non è delle più rosee, ha dichiarato l'assessore Verì. Stiamo mettendo da parte i soldi destinati ai medici. E siamo una regione in piano di rientro e abbiamo dovuto anche chiudere un bilancio nel 2021, non certo in maniera facile, in modo facile, perché avevamo un disavanzo molto alto per i costi Covid. Però il mio primo pensiero dal momento in cui mi sono insediata è quella di porre un'attenzione ai medici e tutti i sanitari della nostra regione e quindi ho messo come primo obiettivo quello di mettere i fondi da parte, definiamoli così, quindi finalizzare quei 12 milioni per dare questi fondi aggiuntivi secondo il decreto Calabria a tutti i medici della nostra regione. Voltiamo pagina, si torna a parlare di sicurezza nelle scuole alla luce della fine delle restrizioni. L'associazione La Gente d'Abruzzo da una parte lancia la proposta di avviare una programmazione con relativo reperimento di fondi e dall'altra invece rilancia un appello affinché le scuole di Chieti possano dotarsi di sanificatori. Selenia Secondi. L'associazione culturale La Gente d'Abruzzo torna a interrogarsi sulla sicurezza nelle scuole a Chieti, in particolare all'indomani della fine delle restrizioni decise dal governo. Quello che stupisce è comunque una mancanza di dialogo, in particolare con l'amministrazione, che reclamate. Ma certamente sì, all'indomani della cessazione dello stato di emergenza noi siamo seriamente preoccupati del fatto che questo venga interpretato come un segnale di liberi tutti. Da tempo noi stiamo chiedendo l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, una sorta di unità di crisi che mette in sinergia i soggetti istituzionalmente preposti a garantire la sicurezza nelle scuole, che sono il sindaco e l'assessore della pubblica istruzione, che è il prefetto, che sono i dirigenti scolastici e la ASL. Ci risulta che un tavolo del genere era nato in prefettura qualche mese fa. Noi vorremmo sapere se questo tavolo funziona ancora, se questi soggetti si incontrano. Insomma, vogliamo sapere se c'è dialogo serio e costruttivo fra questi che sono gli interlocutori che devono garantire la sicurezza nelle scuole ai nostri figli. Un'altra cosa che noi vogliamo sapere per l'anno prossimo, perché il Covid ahi noi continuerà ad esserci, se l'amministrazione comunale ha in animo di iniziare questo discorso di programmazione affinché l'anno scolastico del 2022 riprenda in assoluta sicurezza. C'è poi un problema legato alla sua richiesta, che è stata non ascoltata, di installare dei depuratori per l'aria in una scuola in particolare, in un comprensivo. Il secondo sistema per garantire l'ottimizzazione del mantenimento della qualità dell'aria è quello di installare dei semplici purificatori o dei sanificatori, che sono dei presidi domestici. Tantissimi comuni in Abruzzo si stanno già dotando di questi purificatori. Noi abbiamo lanciato ad ottobre un'iniziativa pilota. Io ho scritto alla preside, ho scritto al sindaco, ho scritto al prefetto, ho detto iniziamo questa iniziativa, lancio questa iniziativa, acquistiamo dei purificatori. Mi è stato risposto in un primo tempo di sì, addirittura erano stati individuati anche dei fondi scolastici. Il Consiglio d'Istituto ha approvato questa iniziativa, non riesco a capire perché questa iniziativa si è bloccata. Firmato un protocollo oggi a Pescara in occasione della giornata mondiale dell'autismo, con il quale il Comune adotta le corrette pratiche nei confronti di chi soffre del disturbo dello spettro autistico. L'ANGSA, l'Associazione Genitori Persone Autistiche, si occuperà della formazione. Vediamo. Non tutto si può risolvere con la scienza, qui occorre solidarietà, occorre generosità, occorre attenzione. Palloncini nel cielo a Pescara in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Oggi firmato il protocollo col quale il Comune aderisce al progetto Autism Friendly Abruzzo, volto a introdurre nelle sedi pubbliche le corrette pratiche per l'accoglienza di coloro che soffrono del disturbo dello spettro autistico.
ed è per noi come associazione ANGSA, associazione genitori persone con autismo, un grosso passo avanti proprio verso questa consapevolezza che non è solo pura informazione ma è proprio una presa coscienza sull'autismo. È importantissima la rete e con questo protocollo viene ribadita proprio questa importanza e soprattutto anche la formazione, quindi coloro che firmeranno questo protocollo, i comuni, soggetti privati, quindi dai supermercati ai cinema, tutti coloro che aderiranno, verrà offerta gratuitamente la formazione dall'ANGSA che si avvarrà della collaborazione della neuropsichiatria infantile di Pescara. L'autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale. In Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, si stima che un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni d'età possa presentare un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi. È necessario ampliare il discorso legato alla consapevolezza, anche da parte dei cittadini, perché non bastano le istituzioni, non bastano le famiglie che purtroppo sopportano un carico incredibile per le difficoltà dovute al fatto che gli autistici si richiudono in un guscio, hanno delle barriere psicologiche per avere rapporti all'esterno, nella scuola o in ogni situazione, e quindi c'è bisogno che i cittadini, la comunità, la collettività prenda consapevolezza di un rapporto che ci deve essere fra la comunità e coloro che soffrono di questa patologia per cercare di tenerli inseriti in un contesto sociale. Lunedì 4 aprile migliaia di studenti delle superiori di tutto l'Abruzzo si ritroveranno al santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso per festeggiare i 100 giorni alla maturità. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. L'ultima edizione è stata quella del 2019. Dopo 2 anni di pandemia, al santuario di San Gabriele dell'Addolorata di Isola del Gran Sasso si torna a festeggiare i 100 giorni agli esami di maturità. Lunedì 4 aprile migliaia di studenti delle ultime classi delle scuole superiori, e se ne prevedono circa 6.000, provenienti da tutto l'Abruzzo e anche da fuori regione, si ritroveranno nella grande chiesa dedicata a San Gabriele, il santo dei giovani, per festeggiare i 100 giorni che li separano dal loro diploma. La manifestazione è giunta alla sua 42esima edizione. Quelle del 2020 e del 2021 sono state celebrate solo simbolicamente a causa del Covid. Quest'anno finalmente, finito lo stato di emergenza, migliaia di studenti potranno tornare ad affollare il santuario per momenti di preghiera e festa in compagnia del loro protettore. Si tratta di una giornata unica nel panorama nazionale che consiste in una specie di ritiro spirituale con confessione, messe e socialità. Diversi religiosi passionisti, tra cui molti confessori, saranno a disposizione dei giovani per l'intero giorno. Il programma prevede la celebrazione di sante messe ad ogni ora, dalle 9 alle ore 17. Dopo ogni celebrazione seguirà il tradizionale e atteso rito della benedizione delle penne. La messa delle ore 11 sarà celebrata da Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo Atri, il quale donerà a tutti i presenti la sua lettera mensile scritta ai giovani della diocesi teramana. E intanto la questura di Teramo ha previsto un servizio d'ordine molto capillare che prevede la presenza sul territorio a partire dall'A24 e dall'A14 fino a Colledara di 50 pattuglie tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per effettuare controlli serrati sul possesso di alcol e droga. A un mese dall'inaugurazione della rotatoria all'uscita autostradale Bussi Popoli, realizzato lungo la strada statale 5, l'associazione Luci su Popoli, dando seguito alle segnalazioni degli utenti, ha raccolto più di 70 firme per porre rimedio ai problemi di sicurezza dovuti all'uscita dello svincolo autostradale. Vediamo. Dopo la recente inaugurazione della rotatoria in uscita Bussi Popoli dall'autostrada sulla Statale 5, sussistono ancora problemi di sicurezza e di pericolo per l'immissione del traffico nell'anello della rotatoria di smistamento. Accade infatti che in particolare dalla rampa di uscita dal casello si venga catapultati all'interno della rotonda sulla Tiburtina, con scarsa visibilità dal lato di arrivo delle auto che girano nella rotonda stessa e anche a causa delle tabelle di segnalazione che ingombrano la visuale degli automobilisti che si mettono sulla strada. Noi da almeno 2 anni abbiamo segnalato la pericolosità dell'incrocio qui.
dopo le segnalazioni nostre e anche di altri, eccetera, è stato fatto questo progetto. Però ci sono ancora altri problemi di sicurezza, quindi vorremmo capire se hanno ben studiato questi problemi di sicurezza. Faccio fiducia e l'avranno fatto, però le segnalazioni che arrivano sono soprattutto su quel pezzo lì, sulla discesa e l'uscita, che ci sembra alquanto pericolosa, segnalata dagli utenti. Dopo 2 anni di stop torna domani 3 aprile anche a Pescara quella che viene definita la corsa più grande del mondo, ossia il Vivicità, l'evento sportivo giunto alla 37esima edizione che si correrà simultaneamente in tutte le più importanti città italiane ed europee, sarà ospitante la nazionale ucraina di ciclismo, vediamo. Torna il Vivicità, Alberico di Cecco, l'appuntamento forse più importante per la WISP Abruzzo Molise, un appuntamento che quest'anno ha davvero una grande valenza, si riparte a pieno ritmo a questo punto. Sì, torna dopo 2 anni veramente difficili, ora guardiamo in prospettiva e ci sembra tutto un po' più semplice, però veramente ce la siamo vista brutta. Devo dire che Abruzzo Molise è stato un po' all'avanguardia per quello che era la voglia di ripartire. L'anno scorso non si è fatto il Vivicità e ci siamo inventati il meeting Città di Pescara, riconoscendo alla Città di Pescara comunque veramente una grande voglia di ripartire, un grande conforto e supporto a tutte le associazioni. Oggi alla conferenza stampa c'è il sindaco e ci sarà l'assessore allo sport Patrizia Martelli, che veramente ci hanno sempre spronato a non abbatterci e a ripartire. Finalmente siamo ripartiti e domenica speriamo sia veramente la giornata che tutti i podisti abruzzesi ma anche italiani aspettavano. Vogliamo dare qualche numero, qualche informazione su quello che accadrà domenica a Pescara? Domenica devo dire che sarà veramente un trionfo dello sport a 360 gradi, interpretando quella che è la realtà attuale, perché se è vero che stiamo, speriamo, uscendo dalla pandemia e quindi torneremo sempre nel rispetto delle regole e delle prescrizioni, comunque a rivivere in maniera quasi normale l'attività sportiva, ad aprire il Vivicità ci sarà una graditissima sorpresa, che è la nazionale ucraina di ciclismo che è venuta in Abruzzo per il Giro d'Italia e abbiamo avuto la possibilità di ospitarli, e saranno loro a scortare i circa 1000 podisti che partiranno e faranno appunto i 2 giri del percorso. Una sorpresa bellissima e un messaggio veramente importante proprio quest'anno in cui il Vivicità acquisisce proprio i colori dell'arcobaleno in tutte le grafiche, perché vuole dare un messaggio chiaro e determinato per quello che è una presa di posizione per la pace. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport, che apriamo con il calcio di Serie C, trasferta insidiosa a Lucca per il Pescara. Domani alle 14.30 al Porto Elisa sarà una gara decisiva per la rincorsa al terzo posto dei biancazzurri. Ieri intanto è arrivato il deferimento per la vicenda plusvalenza. Al Pescara si contesta solo il comma 1, evitato il rischio di una penalizzazione. Andrea Costantini. Nuovo contrattempo nelle ultime ore per Mirko Drudi, che dà forfè anche per la gara di domani a Lucca. In difesa spazio alla coppia Illanes in grosso, con Verroli a sinistra insidiato da Frascatore. In avanti senza Chiarella infortunato e Blanuta in nazionale, Rauti è pronto a tornare dal primo minuto con Ferrari e Clemenza. A centrocampo Pontisso si porta dietro una botta al piede, ma ci sarà con Derisio. Al posto dello squalificato Pompetti, Auteri lascia intravedere la soluzione Memushai, che ora sembra in vantaggio su Diambò. No, perché infatti tempo Memushai sta molto meglio, perché Diambò ha recuperato e perché abbiamo la possibilità di mettere in campo giocatori che possono sostituire bene. Nella Lucchese il tecnico Pagliuca non recupera Papini, Semprini e Fedato, Rodriguez non è ancora in grado di giocare dal primo minuto, in avanti ci saranno Nanni e Belloni più uno tra Visconti e Ruggero, in mediana Frigerio, Collo delle Minala, davanti a Coletta, linea a 4 composta da Corsinelli, Bacchini, Bellic e Nannini. Auteri presenta così il match. Questa è partita da dentro fuori, quindi voglio dire, il pareggio credo che non serve a nessuno. Quello che è successo all'andata ci appartiene poco, abbiamo sbagliato, in quel caso c'è un giocatore che non c'è più, non abbiamo agito correttamente, però loro sono squadra che corre tanto, squadra composta da giocatori che hanno fame, che si vogliono affermare, squadra organizzata dal punto di vista tattico, che ha gioco corale e aggressione, squadra che cerca i ritmi, non è il Pontedera, per cui nel senso che il Pontedera è una squadra che allunga sempre le squadre che ha di fronte, perché ha questo gioco
di mettere palla davanti ed accorciare sulle seconde palle. La Lucchese è una squadra che articola il gioco, quindi è una squadra che si può anche aggredire. Diciamo ci sono delle condizioni migliori proprio perché è una squadra che accetta il confronto. Con obiettivi ancora in ballo, Auteri non si sbilancia sul suo futuro, o meno, ancora a Pescara. Io sono proprio sereno e tranquillo perché, ripeto, l'obiettivo è il presente e l'immediato futuro. Io nella mia carriera ho quasi sempre fatto contratti annuali, perché poi bisogna stare bene insieme, quindi i matrimoni fatti per forza non vanno bene. Intanto ieri dalla Procura federale è arrivato l'atteso deferimento al Pescara per la vicenda plusvalenze, a differenza di quanto era emerso dall'atto di conclusione delle indagini che era stato notificato a febbraio, al club biancazzurro viene contestato solo il comma 1 dell'articolo 31 del codice di giustizia sportiva, illeciti di natura economica dovuta alla valutazione non congrua dei calciatori, e non anche il più temuto comma 2, illeciti economici senza i quali una società non si sarebbe potuta iscrivere al campionato, che prevedeva tra le sanzioni più pesanti una penalizzazione in classifica, fin anche la retrocessione all'ultimo posto o l'esclusione dal campionato. Col comma 1 il rischio è quello di un'ammenda. Nel comunicato diramato ieri sera, la società biancazzurra si è dichiarata certa di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali. Gara determinante per il Teramo, che ospita la Carrarese nella prima delle due gare interne consecutive. Guidi recupera Pinto e Azio Osmanovic, ma dovrà valutare le condizioni di qualche giocatore che non è al 100%. Le formazioni dunque dipenderà da come staranno nelle prossime ore i propri calciatori. Vediamo. Sì, è chiaro che è una partita quasi decisiva. Dico quasi perché mancano pochissime gare al termine, mancano solamente 4 partite e quindi ormai ogni partita può essere quella decisiva. Sappiamo di dover affrontare un avversario che all'andata ci ha messo in palese difficoltà, dove noi non l'affrontammo con la giusta concentrazione. Per mille motivi, però è chiaro che quella partita lì ci deve insegnare che se la Carrarese non è presa con la giusta concentrazione, con la giusta cattiveria agonistica, con la giusta determinazione, è una squadra che riesce a farti male in qualsiasi momento, specialmente nel reparto avanzato, e con i due interni di centrocampo hanno capacità tecniche, sanno attaccare la porta. Insomma hanno alternative, quindi specialmente nel reparto quando ti attaccano sono estremamente pericolosi. Dobbiamo valutare fino a domani chi sarà della partita, perché abbiamo avuto delle problematiche, qualche malanno di stagione che chiaramente non sappiamo se riusciremo a recuperarli, quanti riusciremo a recuperarli domani, quindi la conta praticamente la dobbiamo fare domani mattina. Mi aspetto qualcosa in più, ma non tanto perché abbiamo sbagliato qualcosa, è perché dobbiamo essere bravi ad avere equilibrio in entrambe le fasi di gioco, perché ora stiamo difendendo con grande applicazione, stiamo mancando un po' nelle scelte, un po' nella fase di possesso. È chiaro che dobbiamo essere bravi a fare entrambe le cose. Quando abbiamo la palla dobbiamo attaccare con grande efficacia, e quando la palla ce l'hanno gli altri dobbiamo difendere come stiamo difendendo nell'ultimo periodo. Però insomma dobbiamo insistere e cercare di unire queste due cose, che la fase difensiva la stiamo facendo molto bene nell'ultimo periodo e la fase offensiva che è dall'inizio della stagione, dove anche quando non abbiamo fatto gol ma abbiamo creato sempre tantissimo, nelle ultime partite siamo stati più sterili, quindi dobbiamo essere bravi sicuramente a miscelare entrambe le cose. È una squadra che si è migliorata nell'arco della stagione, perché all'inizio della stagione aveva delle problematiche che si sono state corrette e quindi per forza di cose lo staff ha lavorato bene. È una squadra che secondo me ha inciso tanto anche nel reparto avanzato, proprio forse anche il suo essere stato grande calciatore secondo me ha migliorato anche il reparto avanzato, quindi io ne posso parlare
solamente che bene, perché per come ho visto il percorso della Carrarese nutro grande stima in questo staff tecnico, in questo allenatore, perché ho visto una squadra che è migliorata e non magari ci sono altre squadre che partono sempre benissimo e poi arrivano male, e quella è un'involuzione della squadra. Quindi la Carrarese non è così, la Carrarese è migliorata nell'arco della stagione. Ed ora vediamo il servizio sulla prossima giornata di Serie D. Doppio derby nella giornata 27 del girone F di Serie D. A Castelnuovo e Vasto arrivano rispettivamente Notaresco e Pineto per due scontri a distanza ravvicinata dal turno infrasettimanale di campionato. Il clou si gioca però all'Angelini di Chieti, perché la sfida con la San Benedettese per storia e tradizione è un fascino assoluto. I roverdi di Lucarelli, che mercoledì sotto la pioggia hanno regolato il Matese grazie al gol di Elwasni, sarà confermato in prima linea a vista l'assenza di Fabrizi. Il Chieti in casa, dopo le difficoltà iniziali, sembra essere diventato molto solido. Dalla parte opposta la San Benedettese ha trovato la quadratura, anche se negli ultimi appuntamenti segna col contagocce del reduce da 2-0-0 consecutivi contro Castelfidardo e Vastese. Possibile che Lucarelli possa variare qualcosa, specie sulle corsie esterne, atteso il grande pubblico all'Angelini, col Chieti che in caso di risultato positivo potrebbe passare sul lato sinistro della classifica e vedere alimentate alcune chance playoff. È stato un po' difficile inserirmi, però piano piano ho lavorato, ho cercato di dare tutto me stesso anche in 5 minuti. E sono contento dei frutti, perché alla fine facendo questi gol, dando 4 punti alla squadra, sono molto orgoglioso e felice di aver dato questo contributo. Nel primo incontro tutto abruzzese, quello di Castelnuovo, gara a porte aperte perché sono terminati i lavori di ammodernamento del comunale e già dalla gara di domani a disposizione i tagliandi per assistere ad un match, quello che corre lungo il fiume Vomano, tra due squadre che hanno chiuso il loro impegno mercoledì con risultati differenti ma con spirito comunque sollevato. Il pari di Roma col Trastevere e soprattutto l'ottima prestazione danno conforto a Guido Di Fabio, che ha ritrovato lo spirito della sua squadra, anche se ha qualche cruccio di formazione. Da valutare fino all'ultimo infatti le condizioni di Lorenzo Emilio, Orlando e Sparvoli, tegola tra i pali perché la lussazione del gomito di Alonzi potrebbe far calare con ampio anticipo il sipario sulla sua stagione. Epifani sul fronte opposto ritrova a centrocampo Bruno dopo la squalifica e con tutta probabilità anche Vittorio Esposito davanti. Si torna al 4-2-3-1 con Maio che riprenderà il suo posto al centro dell'attacco. È partita difficilissima perché poi loro sono anche loro in un momento positivo, ma le partite di questo campionato sono tutte difficili. Pensare che noi abbiamo pareggiato, con tutto il rispetto, con il Nereto, una partita che tutti ci davano per vinta, e quindi vuol dire che è un campionato difficile. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo recuperare le forze, recuperare qualche giocatore, speriamo di recuperarlo per domenica, e sicuramente andiamo a fare un'altra grande gara contro una squadra che sta bene in questo momento. L'altra sfida tutta abruzzese all'Aragona tra Vastese e Pineto, biancazzurri unici che non hanno disputato il loro match mercoledì per casi di positività all'interno del gruppo squadra del Porto d'Ascoli, mentre gli uomini di Fulvio D'Adderio sono reduci dal pareggio senza reti del Riviera delle Palme. Il riposo forzato ha consentito ad Amaulo di prepararsi al meglio per una sfida, quella di domani, che gli aragonesi vogliono vincere per cancellare l'ultimo scivolone interno contro il Tolentino. Mancherà Di Filippo, fermato per un turno dal giudice sportivo, mentre D'Adderio tornerà ad avere a disposizione Monza, Allegra e Altobelli. Noi da inizio anno ci siamo prefissi l'obiettivo di migliorare la posizione dell'anno scorso, quindi sì, puntiamo ai playoff, anche se pensiamo partita dopo partita, anche perché in questo girone ogni partita c'è da lottare, quindi ora testa la prossima col Pineto. Partita interna infine per il Nereto, che ospita il Fiuggi in Vibrata, ma la scoppola pesantissima rimediata a Pietramelara contro l'Aurora Alto Casertano complica maledettamente un campionato e con 8 giornate ancora da disputare vede i rossoblù ancora fermi al penultimo posto. Peggior difesa del raggruppamento con 59 reti subite e una distanza dalla terz'ultima piazza occupata dal Castelfidardo lontana 16 punti. Un divario pressoché incolmabile e che suggerirebbe di iniziare a programmare la stagione che verrà dopo questa di esordio nel quarto campionato nazionale. Il
nostro telegiornale termina qui. I servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.